significa andare a scuola a ripetizione in Emilia. Grazie. Bini. Sì, grazie Presidente. Ora inizio una battuta. Non ho capito se il consigliere Baroncelli intendesse dire che preferirebbe una pista ciclabile fino a Firenze per andare in bicicletta direttamente da Empoli a Firenze. Gli farei in questo caso i miei complimenti. Dio. No, no, va bene, una battuta veramente. No. Per quanto riguarda, auspico anch'io si faccia, credo che comunque, però sicuramente non per la mobilità, non per la mobilità chiaramente, non per chi si sposta per pendolarismo evidentemente, ma per altri tipi di mobilità. Per quanto, no, è che non funziona il microfono, Paolo, purtroppo devo stare qui. Per quanto riguarda l'osservazione, è evidente, l'osservazione pone due ordini di questioni, uno è tipo politico, uno è tipo strettamente tecnico. Inizio dalla seconda e forse è quella più semplice, ma io credo che su alcuni punti su cui ha risposto l'ufficio, e mi sarebbe piaciuto sentire anche una risposta politica anche sull'osservazione tecnica, perché credo sarebbe stato importante, mi pare che, come dire, sia discrezionalità dell'amministrazione operare alcuni passaggi, per esempio il fatto di ricorrere alla VAS o meno, mi si corregga se sbaglio, è discrezionale nel senso che lo si poteva fare. Non è che questo era impedito dalla legge, perché il fatto che sia un settore, diciamo, in continua definizione ed evoluzione, quello della, appunto, normazione nazionale sulla questione della VAS, per quello che ne so io, e non sono evidentemente un urbanista o un tecnico, mi risulta che la si potesse fare, ma è una scelta che l'amministrazione legittimamente fa rispetto ad una garanzia ulteriore che si poteva avere su un intervento di natura urbanistica e sicuramente ha un impatto non irrilevante, non solo perché evidentemente riguarda quell'area, cioè riguarda la PAM, ma riguarda evidentemente un impatto che in un futuro non so quanto prossimo, tant'è che se ne parlava anche in commissione, riguarda anche una ridefinizione di quell'area in senso più complessivo con la famosa strada mercato. Quindi io credo che questo aspetto, come dire, l'amministrazione si assume la responsabilità, io non so se magari, come dire, il parere dell'assessore regionale all'urbanistica probabilmente sarebbe questo, io credo di no. Per quanto riguarda il PGUT, il piano del traffico, anche qui, come dire, mi convince poco la risposta, nel senso che è vero che probabilmente, e anche qui lo dico non da tecnico, lo strumento urbanistico è sovraordinato rispetto allo strumento di pianificazione del traffico, però è anche vero che se noi tutte le volte, come dire, che si fa una variante si contraddice o il piano vigente, oppure, come dire, per il fatto che si fa le varianti non si rinnova il piano del traffico perché c'è sempre una variante, è evidente che noi non abbiamo uno strumento che regolamenta e disciplina la pianificazione del traffico all'interno della città. Cioè, mi spiego meglio, se noi si aspetta che tutte le volte ci sia una variante e poi una successiva variante e poi un'altra variante ancora, è chiaro che ci sarà sempre una situazione in movimento per cui alla fine non saremo mai a bocce ferme, non definiremo mai il PGUT. Io credo invece lo spirito del PGUT dovrebbe essere quello di essere conforme al regolamento urbanistico vigente e chiaramente con una cadenza maggiore, perché ogni due anni va rifatto, andrebbe rifatto, poi fatto salvo che manca l'elemento sanzionatorio e quindi si può anche fare dopo più tempo, però, come dire, di fatto la legge dice questo, ogni due anni andrebbe rifatto e quindi con una scadenza più accelerata rispetto a quello regolamento urbanistico, che appunto mi conferma e sia uno strumento anche sottordinato rispetto allo strumento urbanistico, però evidentemente questa cadenza dovrebbe essere proiettata sulla conformità e la congruità rispetto al regolamento urbanistico, non rispetto a tutte le varianti che si fanno, perché se no è sempre in contraddizione con qualcosa il PGUT, perché io lo programmo rispetto al regolamento vigente, poi faccio una variante, è chiaro che non è conforme, ma voglio dire, dovrebbe essere in quel caso la variante al regolamento urbanistico essere conforme al PGUT, pur essendo come dire, uno strumento inferiore da un punto di vista gerarchico. Mi sono un po' intrecciato, ma credo di essere stato chiaro. Quindi mi convince poco anche su questo aspetto la risposta data all'osservazione. E poi c'è tutto l'aspetto legato invece all'ipotesi e alla tesi, perché da un lato l'osservazione critica
alcuni passaggi di legittimità dell'atto. Io su questo, come dire, fatto salvo le perplessità sulla VAS e sulla congruità rispetto al PGUT che esprimevo, non sono chiaramente un tecnico e quindi non le posso individuare. Però c'era tutta la parte, poi in ipotesi, su tutta una serie di prescrizioni, le dico con questa parola che però forse è inesatta, che il proponente dell'osservazione poneva all'amministrazione per indicare una serie di effetti di mitigazione dell'impatto ambientale dell'opera, che è una cosa su cui abbiamo discusso, se non mi sbaglio, non mi ricordo se anche la lista 5 Stelle presentò un ordine del giorno su questo, ma o comunque l'intervento di Giacomelli fu molto incentrato su questo e anche il nostro, come dire, sottolineò questi aspetti della sostenibilità ambientale dell'intervento proprio perché l'intervento era grosso e perché sull'altro versante c'era stato un precedente, era quello dell'Ipercop, sul quale intervento avevamo approvato contiguamente alla delibera anche un ordine del giorno d'accompagnamento che poneva tutta una serie di aspetti che ritrovo più o meno, in modo più o meno preciso, in questa osservazione, che erano appunto quello del recupero e del riuso delle acque, quello dell'utilizzo dei pannelli fotovoltaici, eccetera, eccetera, che appunto l'ufficio mi dice sono già contenute abbondantemente nelle prescrizioni che abbiamo dato. Allora, a maggior ragione, io non capisco perché, poi magari mi si contraddirà perché la maggioranza mi dirà che vota a favore di questa osservazione, perché si voti contro ad un'osservazione che in realtà è in questa parte già contenuta nelle prescrizioni che noi diamo al privato. Perché io, come dire, non sarebbe la prima volta che in questo Consiglio si vota un ordine del giorno, un documento d'accompagnamento, un'osservazione o quant'altro che è, tra virgolette, ridondante rispetto a quanto già c'è. A volte in passato abbiamo approvato in questo Consiglio ordini del giorno e chiedevamo di rispettare la legge, quindi voglio dire, per dire quanto a volte sono ridondanti le nostre discussioni. Quindi mi pare, come dire, che in questo senso vada sottolineato più che altro il fatto politico, perché se si vota contro una cosa che è già contenuta all'interno di quanto abbiamo deciso, evidentemente ne va il fatto politico che sottostà a questa decisione, non tanto il merito della discussione, ma su questo ci vengo dopo. Per quanto riguarda la pista ciclabile, anche su questo, come si ricorda bene Baroncelli, facemmo una discussione l'altra volta e noi lo proponemmo anche per scritto, di fare un intervento provvisorio, proprio perché la pianificazione, come ci spiegava l'architetto in commissione, di quell'area non è ancora ben definita, quindi per la prosecuzione della pista ciclabile, ma proprio perché ci sembrava assurdo che rimanesse un troncone, noi chiedevamo, durante l'altra discussione, lo dico per ricordarlo a me stesso, di fare una pista ciclabile provvisoria, magari ricavata sottraendo un pezzo di carreggiata alla carreggiata veicolare, che tra l'altro è anche forse troppo grande, il che facilita anche velocità eccessive su quel tratto di strada, sottrarre un pezzo della carreggiata ad utilizzo veicolare per utilizzarlo per fare una sorta di pista ciclabile provvisoria che arrivasse, fino a che appunto non fosse stato definito meglio l'assetto urbanistico di quell'area, almeno fino a via Masini o quantomeno alla parte più centrale di Empoli, per poter permettere alle persone che dal centro volevano spostarsi fino al centro commerciale di andare anche con la bicicletta. E a questa proposta fu risposto, come viene risposto alla osservazione della Federazione dei Verdi, di no. Ma diciamo, dietro a tutto questo ragionamento poi c'è il fatto politico che poi ci preme sottolineare, perché questa maggioranza di fatto su tutte le scelte urbanistiche perde un pezzo, perché sulla stampa abbiamo letto delle perplessità rispetto a alcuni passaggi del gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà che sostiene e ha sostenuto questa maggioranza alle elezioni. Molto spesso il gruppo dell'Italia dei Valori ha abbandonato l'aula, ha espresso giudizi diversi e difformi rispetto al gruppo del Partito Democratico, magari non sarà questa la sede, però lo ha fatto su più passaggi, se non sbaglio anche recenti. Gruppo del Partito dell'Italia dei Valori che a livello regionale, appunto, come dicevo, ha l'assessore all'urbanistica. E infine questa osservazione viene presentata da un altro pezzo della maggioranza, la Federazione dei Verdi, che ha contribuito alla elezione del sindaco, mi ricordava
Baroncelli mi ha preceduto, ma che non siate qui in Consiglio Comunale, il quale propone un'osservazione, si risponde che l'osservazione è di fatto già contenuta nelle prescrizioni che vengono date al privato, all'interno appunto di quanto già deliberato con l'adozione che abbiamo fatto a luglio, se non sbaglio, e poi però contemporaneamente gli si vota contro, quindi si perde un ulteriore pezzo. Quindi la conclusione, tracciando una riga, è che alla fine le scelte urbanistiche in questa città le sta prendendo, magari oggi appunto anche con il sostegno di Italia dei Valori, però in linea diciamo di massima, se guardiamo nel medio periodo, solo il PD. Quindi il PD da solo si assume la responsabilità delle modifiche urbanistiche. Come diceva Baroncelli, in questa città